anche avere capire le loro e fare, non fare, non cercare di recuperare, ma fare meglio con la prossima ragazza. Oppure mi sono mangiato tante volte, ma ho perso tantissime ragazze che ho portato a casa e non ci ho fatto niente, ma tante, tante, decine anche di ragazze, cioè, che ho portato a casa e non ci ho fatto niente, perché ho fatto delle cazzate assurde. Una volta mi sono messo a giocare alla PlayStation con una ragazza, cioè, lei non aveva tempo, mi ha detto, guarda, però io non ho tanto tempo. E Luca mi ha detto, ma dove l'ho spiegato nel video corso che tu, quando vai a casa e porti una ragazza a casa, devi giocare alla PlayStation. Dove ho detto questa? Ah, sì, me la ricordo. Lo sapete le cose che bisogna fare a casa? Scendere la musica per starli da bere, ok? E farle vedere casa, le tre cose che devi fare. Non giocare alla PlayStation, non c'era. Infatti mi sono perso una... Versare da bere o chiedere se vuole da bere? Perché mi sono... L'ultima cosa, tu già la le miglia a casa, già con la... quella cosa che magari berrete qualcosa, quindi non c'è neanche bisogno di chiedere. Chiedere non bisogna chiedere, ragazzi. Mm-hmm. Anche se vuoi, poi qualcuno di voi ha detto questa frase, l'ho sentito quando mi sono avvicinato. Se vuoi possiamo vederci, non dite queste cose. Potremmo vederci, se ci vedessimo, molto meglio, ok? Io praticamente non bevo alcol, va bene lo stesso. Beviamo, cioè le beve tè, che ne so, non gli piace il vino, va bene lo stesso. Cioè non è quando l'ho portato a casa la prima volta, già ho seminato per il tè. Cioè, ritorno a me. Adesso meglio se una bevanda alcolica, perché la ragazza in genere si possono giustificare con le amiche di abbiamo bevuto, sai, è successo, ma non è sempre necessario obbligatoriamente, ok? Quindi non è... a seconda di quello che avete notato, tu semini durante l'appuntamento, queste sono cose più avanzate poi, ok? Il seminario eccetera eccetera, però sono cose che comunque vi dico perché ne stiamo parlando, a seconda di quello dove reagisce bene la ragazza, ha reagito bene sulla pasta, sul vino, vedete che ha interesse, dice anche delle sue esperienze, boom, ok, una volta potremmo poi cucinare insieme. Vedete come reagisce. Io mi diverto a dire queste cose perché io so già cosa voglio dire, dove cucineremo insieme, cioè al ristorante no, ovviamente a casa, quindi è normale, e non vergognarsi anche quando si dicono queste cose, tante cose che provengono.